Allora, fatemi salutare intanto Roberto Calugi, che è il direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buonasera innanzitutto. Vuol dire un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro e tutto possiamo dire dei pubblici esercizi italiani, tranne che siano imprese manifatturiere, insomma, bar, esercizi commerciali e quant'altro. Che cosa, e lo chiedo appunto, spaventa, faccio le stesse domande anche a Calugi, non vi preoccupate, che cosa non vi piace del DL Dignità, quali sono i vostri timori e soprattutto che cosa obiettate a chi dice, beh, penso ai voucher, anche al tema dei voucher, se si lamentano i datori di lavoro, in questo caso appunto del mondo del commercio, vuol dire che abbiamo colpito nel segno perché si lamentano di non poter più sfruttare i lavoratori. Buonasera innanzitutto, grazie Barisoni per l'invito. Siamo perlomeno perplessi rispetto a questo provvedimento, soprattutto adesso lei parlava dei voucher. Devo dire che delle ultime indiscrezioni che abbiamo letto anche a mezzo stampa, oggettivamente lo riteniamo abbastanza immotivato e discriminatorio l'ambito di applicazione dell'ipotesi di voucher che dovrebbe essere inserita all'interno del decreto di Cioè solo l'agricoltura? Ma no, adesso si parla dalle ultime indiscrezioni, quindi rimaniamo nell'area delle indiscrezioni perché l'emendamento non è ancora stato presentato, di voler mettere l'agricoltura e solamente all'interno del settore del turismo le attività ricettive. Quindi ora, alberghi. Esattamente, però Barisone, lei mi insegna, se parliamo di turismo come sembrava, e vorrei ricordare a chi ci ascolta che parlavamo di inserimento dei voucher all'interno del decreto di dignità per in qualche maniera compensare l'irrigidimento nel contratti a tempo determinato che sostanzialmente vengono particolarmente irrigiditi, se teniamo fuori il mondo dei pubblici esercizi e della ristorazione, stiamo tenendo fuori dal turismo, non lo so, l'82% delle imprese che lavorano nel campo del turismo piuttosto che il 73% dell'occupazione. Ora, onestamente, questi mi sembrano dei dati oggettivi, non si può non prendere in considerazione che questo è probabilmente uno dei settori di traino dell'attrattività del nostro paese, soprattutto in una chiave turistica. Allora, voi siete più preoccupati della parte sui rinnovi o della parte sui voucher, per capirci? Ma io sono preoccupato, noi siamo preoccupati del combinato disposto dei due, perché Barisoni? Perché le nostre imprese sono imprese permanenti con picchi di stagionalità, che significa, per farlo capire a chi ci ascolta, che oggi la stretta sui le famose causali riguarda tutte le attività imprevedibili. Ora, da che mondo è mondo? Esiste luglio, esiste agosto, esiste settembre, e quindi tutte le aziende che lavorano nel campo del turismo, fra cui le nostre, hanno dei picchi di attività che però in questo caso sono prevedibili, quindi noi siamo fuori dal rinnovo dei contratti a tempo determinato. Da lì nasce l'esigenza di avere un minimo di picchio di La devo spiegare per un attimo, perché la causale, la famosa causale per più di 12 mesi è talmente vaga e dice tu nella causale devi giustificare il lavoratore a tempo determinato come per picchi di attività imprevedibili. Ora ci sono due problemi: per l'industriale manifatturiero tu magari hai un picco di attività imprevedibile, ti è arrivata una forte domanda da un mercato estero, da un paese, però poi magari questi diventano strutturali, magari quella tua quota, quel più 20% diventa poi strutturale in quel mercato, se hai fortuna e se sei bravo. Il lavoratore può sempre dire, ecco, vedi che non era imprevedibile, è strutturale l'aumento del volume d'affari, l'aumento della domanda che necessita di un lavoratore, e quindi io ti faccio causa perché non hai rispettato la causale. Nel caso vostro è opposto, se ho ben capito, che l'ultima mi corregga. Cioè voi, non avendo l'imprevedibilità, perché avete sì i picchi, cioè il bar che lavora a novembre non lavora come ad agosto, in un senso o nell'altro, a Milano lavorerà meno ad agosto, immagino che a Rimini o a Jesolo lavori 10 volte in più ad agosto, però non sono imprevedibili, quindi verreste esclusi dalla parte sopra 12 mesi. Esattamente, e questo ovviamente ha un irrigidimento importante. Non posso pensare di chiedere agli imprenditori di occupare al massimo dell'occupazione come se fosse sempre agosto, sarebbe leggermente un controsenso. Dall'altra parte vorrei anche però rispondere sul tema dei voucher, perché chi magari con una lettura, mi permetta, magari un po' superficiale, pensa di dire abbiamo colpito nel segno,
beh, facciamo attenzione, perché qui stiamo parlando di un settore che ha un tasso di occupazione a tempo indeterminato di più dell'80%, con un 20%. Cioè l'80% dei vostri lavoratori sono a tempo indeterminato. Indeterminato. Allora, forse vale il contrario, forse qui stiamo un attimino superando quel livello di buonsenso che non dà neanche un minimo di flessibilità a una gestione che per definizione, essendo turistica, è flessibile, altrimenti si fa veramente fatica. Guardi Barisoni, tra l'altro mi veniva in mente anche un altro esempio da fare per chi ci ascolta. Pensi soltanto se veramente passa il fatto che i voucher si applicano solo alle strutture ricettive e non a quelle della ristorazione. Come trattiamo un ristorante che è dentro un albergo con un ristorante che è fuori dall'albergo? A uno gli applichiamo i voucher, all'altro no? È evidente che si andrà verso un livello di contenzioso e di discriminazione che sarà veramente difficile da controllare. Per questo che chiediamo una maggiore attenzione. Se mi permette, guardi, su tutto traspare talvolta, almeno da parte nostra, talvolta quasi una sensazione sgradevole che le attività di ristorazione, le attività dei pubblici esercizi siano più, come dire, attività legate, mi passi la parola, al costume. Qui, come ricordava lei, stiamo parlando di un settore economico che ha veramente dei numeri importanti. Stiamo parlando di un settore economico che genera 90 miliardi di fatturato. È probabilmente il settore economico che è cresciuto di più in termini di capacità occupazionale in questo paese. Irrigidirlo in questa maniera ci sembra controproducente rispetto allo spirito. Ecco, però Calugi, cosa risponde anche lei a chi dice attenzione, però in realtà la vostra protesta, la vostra critica nasconde il fatto che per la prima che vi viene sottratto un modo viene sottratto ai suoi associati un modo per sfruttare il lavoro e il lavoratore, non per avere maggiore flessibilità, semplicemente per o con i voucher o con i tempi o con i contratti, diciamo, non a tempo indeterminato, avere uno sfruttamento del lavoratore, e quindi ecco perché vi lamentate. Guardi, rispondo in tre maniere. La prima cosa con i numeri. Noi stiamo parlando, per quanto riguarda i voucher, di un utilizzo nel nostro settore comunque limitato. Le ho detto prima, 750.000 dipendenti. Se vedo gli ultimi dati utilizzabili, che sono quelli del 2015, stiamo parlando di circa 10.000 lavoratori anno che abbiamo preso con i voucher, quindi un utilizzo oggettivamente molto limitato. Le rispondo dando la massima disponibilità dei nostri imprenditori a introdurre sistemi di tracciatura e di controllo seri, perché non si può buttare, come si dice, l'acqua sporca con il bambino. I controlli vanno fatti, gli abusi vanno puniti, ma non si può irrigidire un settore per degli eventi, per delle situazioni abuse. La terza cosa che le dico è che abbiamo appena chiuso un nuovo contratto nazionale del lavoro sulla ristorazione e abbiamo riconosciuto più di 100 euro di aumento al mese ai nostri dipendenti, che sono la base portante delle nostre imprese, perché sono aziende, come mi diceva lei, non manifatturiere, che offrono un servizio, e quindi i dipendenti sono la base delle nostre imprese e da lì vogliamo ripartire. Ma non possiamo irrigidire un settore, peraltro stiamo parlando al 26 di luglio, con una stagione estiva che ancora non sa quali sono le regole del mercato del lavoro che devono essere applicate. Questo lei mi insegna, vuol dire, è la prima regola. Sì, no, delle volte è quasi più devastante della regola stessa non sapere quale regola verrà applicata. Grazie anche a chi è il direttore, appunto, generale della FIPE, che significa appunto Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Per carità, ma le critiche ci stanno tutte, dico volutamente, qualcuno me lo chiede, ma è ovvio che è voluto passare da industriali tutti legati all'export come il mondo di Confindustria Veneto e anche con imprese medio-grandi, a chi invece lavora nel commercio e ha un bar, un ristorante, un esercizio balneare e quant'altro, perché è quando tu vedi che si lamentano, diciamo, i due anche due situazioni così diverse, che ti dovrebbe venire il dubbio, forse non è che c'è qualcosa di sbagliato se il problema che ha l'industriale che esporta è identico a quello che ha il gestore del ristorante o del bar a proposito di stagionalità e di turismo. La domanda, almeno il dubbio, dovrebbe venire. Poi, per carità, ognuno si tenga o ne faccia le conclusioni che vuole. Grazie di nuovo a Roberto Calugi.